cosa hai imparato? A fotografare. Che cosa, cos'è la fotografia secondo te? Quando sono accese hanno una ventola dentro per raffreddarsi, ma se questa è la, praticamente la, è, la, è la vite che serve per stringerlo sull'innesto, e questa invece è la manopola che ti permette di fissare se è mezzogiorno, se è pomeriggio, se è la mattina, cambia. Se molte volte nell'innesto di più grandi si hanno i carrelli sopra, c'è quando non c'è l'aria. Chi più chi meno, ma più o meno sappiamo le sopracciglia. Ma si parla ombra, siamo difetti. Per cui, esatto, togliete il flash, la luce che vedete è una luce più morbida, si dice. Allora, in questa foto qui, secondo voi i ciclisti, questi qua in particolare, quanto sono vicini l'uno all'altro? Allora, qui ci sono. Cerco di capire anche quello che c'è, no? C'è il... Nel momento in cui vorremmo fare entrare meno luce, chiuderemo questo diaframma, per cui nell'obiettivo si chiuderà. Funziona come un occhio, né più né meno. Si allarga quando c'è molta luce, e quando c'è poca luce può restringersi per focalizzare meglio. I passaggi li facciamo con Simba, visto che Simba non ha una macchina fotografica, lo faremo noi. Avvicinatevi, mettete la macchina fotografica che come la macchinetta sia il primo piano, che riempia proprio l'obiettivo, esattamente come sta facendo Sandra. Non è la distanza, che bella, magari se vuole. Come Photoshop. Che tipo di fotografie preferisci fare? Ai paesaggi e alle persone. Perché alle persone? Le persone perché raccontano il modo di essere di quella persona, oppure se si sta divertendo in quel momento. C'è da blu! Questa costa fotografia è una ficata assurda. Perché c'è lei in me. Ma non è però mi chiamo Fiammetta e da qualche mese frequento questo corso di fotografia e ho cominciato a farlo perché io adoro fare le foto, mi diverte e volevo soprattutto imparare tecniche nuove, e infatti così è successo. E mi sono divertita, quindi ho fatto molte foto, penso anche di essere migliorata, e se il prossimo anno continua spero di farlo. Secondo te una foto aiuta più a ricordare un episodio o a raccontare una storia? Secondo me tutte e due, però sinceramente un episodio, se è importante per come la penso io, te lo ricordi comunque. Una foto è più per raccontare qualcosa, secondo me. Cioè, fare dei fatti, però io comunque adoro per tutti i suoi scopi. Qual è la tua foto preferita? Cosa vuoi da me? Me la fai vedere? Allora, i vostri nomi? Ciao, io mi chiamo Gianpietro. Ciao, io mi chiamo Benito. Com'è andata? Molto bene, ci è piaciuto. Tra voi due chi è più bravo? Io. Perché? Perché ho fatto più bello. Perché sono un definizione al volo, cos'è la fotografia? Qualcosa che ti fa scrivere. Qualcosa che racconta. Qualcosa. Come si racconta con la fotografia? Con uno scatto. Lo volete rifare il corso? Sì, al 100%. Al 100%. Tu? Uguale. Entrate a far parte di Shoot for Change? Certo. Se me lo chiedono al 100%. Ok, grazie. Prego. Ciao bambino, tu come ti chiami? Io mi chiamo Atai Saravan. E di dove sei, Sara? Io sono dell'Afghanistan, c'è la fotografia. Ma chi? Ai ragazzi che hanno partecipato a un corso che hanno iniziato nel gruppo Shoot for Change. Secondo te si sono divertiti? Sì, secondo me a voi sono divertiti molto. Che atmosfera hai visto qua oggi? Molto emozionante. Grazie. Prego.
questa è figata, vero? È lì è presente. Questo è bellissimo. Ce ne sono alcuni tuoi che ho pure messo su Facebook, troppo forte. Ah, senza il mio consenso, senza la mia autorizzazione. Infatti non ti ho taggato. A me sembra condito benvenino, cioè, quanti me ne hai fatti? Ciao ragazzi, grazie di tutto, eh. Ciao, bravi.